ragazzi, ora io lo denuncio, perché non è possibile che lui venga qui ogni 14 giorni con il cicci mio preferito, che sarebbe la schiacciata, con il cicci che preferita. È buonissima, e oggi mi ha portato pure la schiacciata con i formaggi. Alessandro Cano, intanto, un caro amico di Tadà, il nostro fornaio di fiducia e citedia, che ci fa fare i peccati di gola, quel limone davvero che io amo con il mio cicci. Speriamo. Come speriamo? Speriamo di che? Allora, oggi ci divertiamo perché il nostro spazio schiacciata ogni 14 giorni ce lo dobbiamo fare. Allora, prima di spiegare la schiacciata che Alessandro farà oggi in cucina, segnatamente, segnatevelo, focaccia schiacciata, si chiama schiacciata in Toscana, provate a chiamarla focaccia perché ci arrabbiamo, ai formaggi, vi diamo gli ingredienti per fare l'impasto, che sono 1 chilo di farina tipo 0, 400 g di lievito madre, 600 g di acqua, olio extravergine d'oliva e sale, ai quali aggiungiamo segnatamente per la ricetta di oggi e per la fonduta di formaggio, quali formaggi? Allora, qui abbiamo messo taleggio, fontina e un pecorino dolce toscano. Ecco, bene ma anche benissimo. Prima di parlare di del piatto, cioè del nostro piatto spuntino, come lo volete chiamare voi, o addirittura pranzo veloce, schiacciate il formaggio, tanto insomma a calorie ci siamo, a grassi pure, vorrei parlare con Alessandro ancora una volta, perché si fosse sintonizzato solo nella puntata di oggi e nella fattispecie del nostro approfondimento sulla schiacciata, di che prodotto è la schiacciata, facendo anche un po' di storia, raccontando quelle che sono le peculiarità della schiacciata dell'antico forno Canu. Allora, le cose fondamentali sono la scelta della farina. Eccoci. Perché? Okay? Perché? Perché ci vuole una farina idonea, ovviamente. Noi usiamo una farina molto debole, con una madre, diciamo, vecchissima. Ecco. E rinfreschiamo tutti i giorni, perché facendo, noi si fa tutto pane, schiacciata, pizza, tutto quanto in laboratorio, facciamo tutto quanto con lievito madre. Questo lievito madre, boh, io come funziona? Io ero piccolino e ce l'ho trovato quando ho cominciato a lavorare, quindi poco poco, una trentina d'anni ce l'ha. Chi lo dovesse cominciare oggi a fare, ci vuole farina, acqua e un qualcosa che inacidisce i componenti della farina, va bene? Quindi potrebbe essere una buccia d'arancia, una buccia della banana, uno yogurt, tutto quindi quello che la fermenta. La madre in realtà deve essere vecchia. Deve essere, certo, con più vecchia è, più buona è, più sostanza ha. Capisci? E quindi te da quando sei lì all'antico forno ti ha preso la madre antica. Ho preso la madre che ho trovato. Certo, esatto, certo. E dice la madre non si sceglie, si prende quella che abbiamo. E questa è buona, quindi continuiamo su questo verso. Anche perché tutto il giorno da quella madre lì cosa viene fuori? Viene fuori forno? Tutto quello che produciamo all'antico forno. Tutti i prodotti da forno? Tutti i prodotti da forno, il pane. Ora cominceremo a fare anche i panettoni, i pandori, e quindi viene no, fermi fuori. Tutti, ma ha già fatto l'anticipo del Natale questo pure, non gli bastava la schiacciata. Canu. E te mi hai chiesto che ci faccio, e io ti ho detto che ci faccio. Ma io cosa ci posso fare se tu mi hai portato anche la mia passione, perché devi sapere io non mangio pandoro, io non mangio panettone, ma il cavalluccio è una cosa che adoro. E adesso, mentre tu prepari giustamente la fonduta di formaggio, che non c'entra una bella amaretta mazza, certo, come si dice, certo, mi spieghi come si fa a fare i cavallucci e che ricetta sono, perché è una ricetta anche un po' storica questa, eh? Vai, spiega. Allora, intanto metto la schiacciata a cuocere, poi ce la mangiamo. Vai. Io invece mi metto qui accanto a te, così posso parlare di questa schiacciata e mi riposo anche un pochino. Mi preparo ad assimilare il mio carboidrato complesso, sei contento? Sono contentissimo. Allora, parliamo di questi cantucci, di cavallucci, li chiamo cantucci, non so perché, ma perché probabilmente cavallucci e cantucci, non essendo una dolciaia io, a parte che per il cioccolato fondente io li amo moltissimo come dolci, sia i cantuccini, quelli toscani ovviamente, di Prato, che i cavallucci invece che hanno tutta un'altra origine. Certo. Allora raccontami qualcosa. Allora, i cavallucci vengono un dolce tipicamente senese, ecco. Un dolce speziato. Devo fare il controllo qualità intanto, vai parla. Cioè, qui abbiamo le noci, il cedro, l'arancio,
chiaramente lo zucchero perché sono dolci, miele, noi usiamo miele di castagno. Come? Miele. Hai detto? No, io, scusate, ma per il cavalluccio, non si sa, no, è una roba. Buono? Miele, vai, continua. Miele, poi vabbè, c'è la cannella e delle spezie toscane. La cannella è una spezia e altre spezie toscane. È buonissimo, ma come si fanno i cavallucci? I cavallucci facciamo uno sciroppo fatto di acqua e zucchero, uh-huh. E poi una volta portata a ebollizione più o meno a 106-107 gradi, ci uniamo tutti gli ingredienti, la farina, tutta la frutta candita, le noci, le spezie, l'anice, che non ti ho che detto c'è. Prima, c'è anche l'anice. Che io certo. Adoro. Sarà per quello che amo tanto i cavallucci, perché proprio io con l'anice, cioè, sono fissata, si può dire così, ho una addiction. Allora, bene, ovviamente le troviamo di già in negozio? Certo, certo. Perché ormai qui siamo come supermercati, dopo Halloween si parte subito. E cosa c'è? Cosa avete previsto per questo Natale? Anche tutti gli altri dolci tradizionali? Facciamo no? Anche un paio di novità quest'anno. Zitto, lo sapevo mica, ora prendo nota. Che fate all'antico Forno Canu in tutti quei numero, punti vendita, 9 o 10? 9, 10, il decimo lo stiamo aprendo. Quindi, probabilmente prima di Natale. Quindi in tutti 9 in progress 10 punti vendita, che fate oltre ai cavallucci? Allora, per Natale facciamo cavallucci, facciamo ricciarelli, facciamo il panforte. Sempre tutto Siena? Tutto Siena. Mm. E poi facciamo il panettone a lievitazione naturale, noi lo cuociamo nei forni a legna perché abbiamo i forni a legna, il panettone. Come il panettone nel forno a legna? Come sarà il panettone fatto nel forno a legna? Senti, vogliamo smettere di farmi ingrassare anche solo col pensiero di 5-6 kg su? Ora quando torno te lo porto a sentire, panettone. Grazie. E quest'anno facciamo un paio di novità che non ti posso dire. No, ora lo dici. Non te lo posso dire, te lo dico la prossima volta. Io quest'uomo non lo so, mi porta il carboidrato, mi lascia con l'orosità, me lo dirà la prossima volta, tanto tra 2 settimane torni. E ti porto i panettoni. E quindi si riparte con il panettone. Ma continuiamo adesso con la schiacciata, che è sicuramente un prodotto principe anche della nostra Toscana. Certo. Che loro fanno con delle particolari caratteristiche, perché giustamente Alessandro diceva che loro usano la madre, che è un po' la base di tutti i loro prodotti da forno. In realtà non è solo la madre che entra in gioco, perché quando senti questa schiacciata e la senti al tatto e al gusto, è sia un po' morbida che croccante, e qualcuno, dato anche il sapore molto buono e intenso che ha, potrebbe pensare che ci sia lo strutto, cosa no, che assolutamente non c'è. Non per c'è. Cui è vero che ha delle calorie, è vero che è un carboidrato complesso, però rispettando questi canoni, non avendo un grasso animale importante come lo strutto di maiale, che serve in alcuni casi per dare la friabilità e la croccantezza, è anche un prodotto abbastanza sano, vero? Perché è semplice. Cioè acqua, farina e olio. L'importante è che ci sia l'olio buono, ecco, vedi? Ma qui non abbiamo problemi perché giochiamo in casa all'antico Forno Canu, in quanto siamo anche toscani e loro utilizzano olio toscano, extravergine certo, d'oliva, certo. Quindi di provenienza certa, quindi di altissima qualità, perché lo sapete che è un'eccellenza. Intanto, ragazzi, vi vorrei solamente far immaginare, guardando la mia faccia, del profumo di schiacciata al forno che c'è qui in questo studio ora. Ah, inebriante, come solo il carboidrato può essere. Io sono proprio innamorata del carboidrato. Ma poi la schiacciata, ragazzi, ma esiste qualcosa più buono della schiacciata della pizza? Perché ve lo devono ancora dimostrare, eh? Allora, noi abbiamo fatto la fonduta. Vai, bene. Ok. Ecco, come l'hai fatta la fonduta? Spieghiamolo. Allora, la fonduta ci è voluto un quarto d'ora, buono, anche 20 minuti. Ho messo fontina, taleggio e pecorino, un pecorino dolce sempre toscano. Quindi sono 3 formaggi. Sono 3 formaggi. Ecco, quindi è una schiacciata ai 3 formaggi del Canu. Nulla proprio. Un nulla proprio. No. Ragazzi. Che meraviglia. Quindi come hai fatto? Li hai messi tutti e tre? Ho aspettato che fondessero insieme. Ci hai aggiunto acqua, panna o simili? No, non ci ho aggiunto niente. Cosa buona è questa? Ecco. Cosa buona eppure giusta, eh?
Vedi? Ora la rimettiamo 2 minuti in forno. Bene. Per quanti minuti? Quindi praticamente il concetto è che tu vai a cuocere prima la schiacciata nella sua interezza o quasi. No, guarda. No? No. Visto? No. No. Non, come non... succede? Allora, no, spiegami, tu cuoci parzialmente la schiacciata. Cuocio parzialmente, okay. Gli lascio 4-5 minuti, che gli manca, la tolgo dal forno 4-5 minuti prima della cottura finale. E per poi incorporare... E ci incorpori la fonduta. Dopodiché la chiudi e per quanto continua la cottura? Altri 4-5 minuti. Ecco. Ok? Bene. E noi aspettiamo. Il forno quanto deve essere? Deve essere ventilato o non? Non ventilato, a 300 gradi, 280 gradi. Ok. Ok. Domanda, la salatura della schiacciata, quando sì. avviene? Nell'impasto o no, dopo? No, 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 tutto dopo, nell'impasto non c'è niente. Vedi, è come il pane toscano, no, il pane toscano... È sciocco. È sciocco, e quindi sciocco. È anche un pane di salute, la sapevi questa cosa? Perché essendo un pane che non contiene sale è considerato... Ma perché non contiene sale il pane? Spieghiamolo, spiega, se non mica lo so io mangio e basta, vai. Perché? Allora, dicono perché io non c'ero, all'epoca... No, eri un avatar. Ecco, all'epoca del Granducato Toscano, a Pisa c'erano gli esattori delle tasse. Eccoci, quelle dell'Agenzia delle Entrate. Le famose tasse. Siccome a Firenze avevano aumentato le tasse o qualcosa del genere e non le volevano pagare, non volendole pagare Pisa ordinò a Livorno, che era dove c'era le saline, lungomare, certo. c'era le saline, da Livorno prendevano il sale e lo portavano a Firenze, in quanto il sale una volta serviva per mantenere i cibi, no? Non certo. c'era i frigoriferi, non c'era niente. Quindi venendo a mancare il sale... Non sapevano più in Toscana come fare a proteggere il cibo, che una volta veniva tenuto sotto sale. E quindi lo dovevano togliere da qualcosa. Dal mantenimento del cibo non si poteva togliere, incominciarono a toglierlo dal pane. E poi hanno fatto il gioco nostro praticamente, per secoli secolorum, perché praticamente intrasecula proprio è successo che questo pane toscano è rimasto così, è diventato così, è diventato un portabandiera della nostra cucina. Un portabandiera, infatti noi in Toscana abbiamo una cucina molto speziata e molto saporita proprio per... Perché il cosiddetto pane di accompagnamento... Che dovrebbe essere il re della tavola, il pane. Non è salato. Non è salato. Tra l'altro il pane toscano viene utilizzato per una grandissima quantità di ricette, anche quando diventa raffermo, come si dice, cioè vecchio di qualche giorno, certo, vedi ribollita, bevi di pappa al pomodoro. Panzanella d'estate. Davvero, che sono i tipici esempi della cucina, no? E dell'economia di riciclo in cucina, senza nulla togliere al gusto, anzi aumentandolo sempre di più. Certo, perché certo. la ribollita si chiama così anche forse perché rifacendola, ribollire, è ancora più buona di volta in volta, fino a un numero di X volte, cioè viene cucinata con il pane raffermo, ma la seconda, la terza volta che viene riscaldata perché magari ne avanza è ancora più buona, e così vale per la pappa al pomodoro. Per la panzanella è ancora più facile perché lì manco si deve cuocere, perché lì si mette in frigo e c'è una a tutti. Tra l'altro la panzanella si può fare un sacco di modi, no? D'estate, con le verdure ovviamente tutte di stagione fresche, poi si può fare con del pomodoro, con il gazpacho, facendo anche una cosa. Brava. Poi c'è chi lo bagna il pane, mentre ora ultimamente l'ho visto molte anche con il pane tostato, cioè il pane duro viene tagliato a pezzettini. Sì, sì, sì. E si fa la cosiddetta panzanella a dadolini di pane croccante. Bravo. I dadolini di pane croccante. A furia di stare in questa cucina qualcosa l'ho imparata anch'io. E che ti devo dire? Adesso ti offro un bicchiere di estratto 100% naturale, anche questo 100% toscano, visto che si parla appunto della nostra Toscana che è sempre al centro, anche nella nostra cucina di oggi con questa schiacciata da Guinness. Da Guinness. Tu l'hai fatta davvero? La schiacciata da Guinness. Davvero. Che anno era? L'anno scorso, a luglio dell'anno scorso. Luglio 2018. Luglio 2018. Quanti metri di schiacciata? 120 metri. Vieni, questo è per te. 120 metri di schiacciata. Quante sono 120 metri di schiacciata, ragazzi? Buono.
Buono? Buono? Hai visto? 100% naturale, vai, oggi ti ho dato lo sfacciato, pesca mirtillo e barbabietola rossa, una botta di salute per bilanciare il carboidrato complesso, che però questo è sempre salutare, che è un po' gudurioso e quindi un pochino calorico, ma insomma che se ne frega perché ogni tanto bisogna sgarrare, lo dicono anche i nutrizionisti. No, scusate, no, questa è un pezzettino, va a casa, nonna, lo so che ora mi stai chiamando sul telefonino e mi dici per favore la porti a casa un pezzettino, te la porto, a te a Federico ti porto la schiacciata col formaggio, anzi la scacciata ai tre formaggi del forno Canu, 9, quasi 10 punti vendita in tutto il Valdarno, quindi San Giovanni, dove San Giovanni, Figline, Montevarchi, Santa Barbara. Sei praticamente ovunque. Pontassieve. Cioè c'è sempre un motivo per fermarsi dall'antico forno Canu, eh? Ecco, anche a pranzo perché preparate queste schiacciate e sono gettonatissime, vero, per la pausa pranzo? Sì. Si ferma mai. Diciamo che piacciono. Ma dice ora fa anche il modesto. Insomma, intanto io vi voglio ridare gli ingredienti di questa squisitissima ricetta che riguardano appunto la schiacciata, l'impasto segnatamente della schiacciata, 1 chilo di farina tipo zero, 400 grammi di lievito madre, 600 grammi di acqua, olio extravergine d'oliva e sale. Per la fonduta di formaggio alla quale non viene aggiunto niente in cottura nel pentolino se non un po' di pazienza per far sciogliere tutti i formaggi, ci sono taleggio, pecorino toscano e fontina. Ecco, quindi insomma questa è la scelta di Canu, poi potete scegliere altri formaggi, certo, naturalmente ognuno. No, guarda che mi ha fatto, no, ma la follia, ma posso mangiare io una cosa del genere a quest'ora? Assaggia i cicci. I cicci, mamma i mia, cicci. Aiuto, 1, 2, 3, che la schiacciata al tre formaggi venga a me. No, ragazzi, è illegale, ve lo dico, Oh, che roba è questa? No, ma poi calda così, oh Canu, non si fanno queste cose. Io sono arrabbiatissima. Come sei arrabbiatissima? Ma sì, Ma quanto è buona. Senti, volendo qui. Dimmi tutto. A cottura ultimata ci posso aggiungere un po' di verdurina per farmi sentire meno colpa, tipo 2 foglie di insalata? A voglia, puoi aggiungere quello che vuoi. Con il formaggio ci sta bene più o meno tutto. Lo so bene. Ci sta bene il gusto qui. Canu, ma come si fa qui? Come si fa con te? Come si fa? Che ogni due martedì mi vanifichi la dieta. Cioè, che faccio oggi? La schiacciata, porta la sua schiacciata da Guinness, ora ne taglia un po' di pezzettini. Bene, allora guardi, me ne metta via 2 pezzi, anzi 3, che le porto a casa. Ecco, subito, così me li incarto, si incartano e me li porto e me li mangio. Voi, se volete mangiare invece la schiacciata o tutta la grande varietà di... Andate, ne 9, quasi 10, il prossimo in apertura dov'è? Al Pestello, a Montevarchi. Ecco. Al Pestello... Si pesta la schiacciata, no, si mangia, mi raccomando, in uno dei 9, che saranno 10 punti vendita, ce n'è un po' per tutti i gusti, prenotate dolci natalizi perché quelli vanno su prenotazione, salvo appunto di alcuni esemplari che verranno messi così, ma è consigliabile la prenotazione, certo, se avete pranzi o a quant'altro, e per il resto se volete godere c'è il carboidrato compresso e cicci, tutte le sue 1000 sfaccettature, insomma, fate vobis, eh. Grazie ad Alessandro Canu, prepariamoci per un altro Guinness qui, eh? Un altro Guinness. Bisogna pensarci, bisogna superare i nostri record, bisogna superarsi, come dico io. Ha detto prima anche la mental coach, hai sentito? Quindi è così, è tutto un gioco così. Si continua con il palinsesto di RTV38 che non finisce qui perché dopo di noi ci sarà come sempre un'altra nuova, nuovissima e indirettissima edizione del TG38, il telegiornale della Toscana, poi c'è la grande serata ovviamente con RTV38 con il salotto dello sport alle ore 21, Luca Calamai, Mario Tenerani e i loro tantissimi argomenti dopo la debacle della Fiorentina, della scorsa domenica, questo spezzatino che è rimasto molto indigesto contro il Cagliari. Di Fiorentina che ha perso 5-2. Poi noi con Tata quando torniamo, secondo voi? Domani c'è la puntata sulla salute e il benessere, quindi stesso posto, stessa ora, stesso canale, anche live streaming, solo RTV38, solo e soltanto Tata. A domani, ciao! Ciao!